Allora, Corrado, una nuova avventura è iniziata a Catanzaro. Con che spirito, con che voglia arrivi a Catanzaro? Arrivo con tutta la voglia, no? E sono andato a comincio di anno, sono andato a Matera pensando di fare un anno migliore, quello che avevo fatto l'anno scorso, no? Ho deciso di andare lì perché avevo, no? Le voglie di fare bene quest'anno. Di Matera era una squadra pure che sembrava, no? Che faceva come l'anno scorso, una squadra importante. E alla fine magari non ho fatto qualcosa, ho sbagliato qualcosa secondo me, che non sono riuscito a fare bene come volevo. E a questo punto c'erano un paio di squadre che mi volevano a metà di mercato. Non sono abituato a cambiare di squadra a metà di mercato perché in Argentina non si fa così, quindi è una cosa nuova per me. Però alla fine c'era l'interesse del Catanzaro e diciamo una squadra. Già da comincio di anno si sapeva che era una squadra forte, che era fatta per lottare per entrare ai playoff. E pure ho parlato con i ragazzi, mi hanno detto che la società era una società buona. E come piazza già sappiamo tutti com'è, no? Una piazza calda, una piazza bella per giocare. Quindi mi è piaciuto questo interesse del Catanzaro e ho deciso di venire qua. Ovviamente a sumare, a dare una mano ai ragazzi, perché il gruppo è già fatto e io devo venire a dare il mio contributo, sia diciamo, sempre a disposizione del mister, diciamo, dal giorno che sono arrivato, sapendo che devo rispettare i miei compagni e di stare al 100% perché quando la squadra ha bisogno di me io devo essere pronto per aiutarla, no? Perché ovviamente sono venuto con la voglia di arrivare ai playoff e di fare cose importanti, no? E se no non c'ha senso. Senti, cos'è che hai sbagliato a Matera che non è andata? Diciamo, secondo me, per le mie caratteristiche, non mi sono potuto mettere a posto, no? Con la forma di giocare del mister Auteri, che alla fine è un bel calcio quello che gioca il mister Auteri, però magari io sono più un centravanti di area e lì dovevo uscire un po' di più, no? Cercare di fare più la giocata, invece a me mi piace giocare dentro l'area, mi piace finire più la giocata che magari cercare di giocare con i miei compagni, no? Ovviamente il mio lavoro che l'ho fatto sempre, cerco di fare salire la squadra, di lottare per la palla, quando la palla è una palla magari lunga, di fare sportellate con i difensori, di proteggere la palla e dopo ovviamente anche generare spazi per i miei compagni. Però dopo una volta che esco fuori dall'area e posso giocare con un mio compagno, subito voglio andare in area per cercare di finire la giocata. Senti, sei arrivato vittoria contro il Bisceglie, hai giocato qualche minuto, poi la trasferta di Lecce, trasferta sfortunata, però insomma in cui la squadra però ha fatto vedere buone cose. Che idea ti sei fatto di questo Catanzaro? Insomma, considerando che tu questo campionato lo conosci per averlo giocato già l'anno scorso a Caserta e anche quest'anno, Sì. questi primi 6 mesi a Matera. No, infatti io parlavo con i miei compagni, no? Che la partita con Lecce ancora non capisco perché l'abbiamo perso, perché non è che loro hanno controllato la partita, ovviamente dopo il 3-1 si può dire che di sì, no? Però fino al 3-1 la partita era una partita aperta che poteva vincere qualcuno di noi e secondo me il terzo gol ci ha affossato un po' perché alla fine col 2-1 uno si può mantenere viva la partita fino alla fine e si può anche pareggiare, no? Abbiamo cercato di giocare, magari non ci aspettavamo quel 2-1 subito nel secondo tempo e quello ci è stato un po' che abbiamo mollato un po' mentalmente, secondo me, perché ovviamente con una squadra come Lecce che sai che sta prima, che sa che in qualche momento ti sbagli e fanno gol, quello mentalmente magari non ti fa bene, però mi sono trovato con una squadra come sapevo che aveva, no? Giocatori forti, il mister ha un'idea di gioco chiara e i giocatori cercano di fare quello che vuole il mister e mi piace pure la forma di giocare, no? Un gioco verticale, di cercare di andare sulle fasce e crossare. Mi sono trovato con quello che aspettavo e sono contento anche per questo motivo. Arrivi, l'hai detto tu, in un gruppo già formato con delle gerarchie ben precise, anche se non soprattutto in avanti, con Infantino, Letizia,
Spesso anche Falcone mi sembra in tre titolari fissi. Come pensi di ritagliarti un po' più di spazio rispetto ai pochi minuti che hai avuto adesso? Lavorando, io lavoro sempre al 100%, cerco di stare a disposizione del mister. Dopo il mister è quello che deve scegliere chi deve giocare e chi no. L'importante è che tutti dobbiamo essere al 100% per dare il nostro contributo alla squadra, perché sono una persona che penso che anzitutto il gruppo è la cosa più importante che può avere una squadra di calcio. Senza gruppo non si può fare niente e qua il gruppo lo abbiamo, l'ho trovato subito, mi sono messo a posto già il secondo giorno, sembrava come che era da tutta una vita qua, e questo è quello che mi fa piacere a me, perché quando uno c'ha il gruppo può pure fare quello di più che magari manca, no, in altre squadre, che uno in momenti di difficoltà è dove deve mettere quel contributo in più che ti lo dà il gruppo, perché uno quando gioca deve giocare non solo per uno, deve giocare anche soprattutto per il bene della squadra. Quindi io sono tranquillo, cercherò di fare il meglio sempre, di allenarmi, di migliorare, e dopo vediamo, però ovviamente sempre voglio giocare. Domenica la Sicula Leozio, la squadra che sta bene, che ha fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, che tipo di partita ti aspetti? Sarà una partita dura, perché loro sono una squadra che, secondo quello che mi pare a me, no? Loro possono vincere con qualcuna squadra e possono anche perdere, no? Perché l'ho visto un paio di volte, è una squadra che magari è forte davanti, no? Ma rischiano tanto, quello che vedo io è che rischiano tanto, quindi noi dobbiamo stare attenti, perché hanno un bel attacco, però lasciano tanto spazio dietro, quindi se siamo un po' furbi lì dobbiamo capire dove possiamo fare male alla loro squadra, quindi sarà una partita dura, ma che sempre dipende da noi. Senti, inevitabile dire, insomma, questi 4 mesi saranno importantissimi anche per te, perché insomma non sappiamo come quello che succederà a giugno, però insomma immagino che anche per te sarà importante far bene a Catanzaro per avere naturalmente maggiori chance o di rimanere a Catanzaro o comunque di fare buone cose dovunque andrai, no? Insomma. Certo, per questo motivo ho scelto di venire qua, no? Dopo vedremo cosa succede, ma l'importante è pensare giorno a giorno, io ragiono così, no? Adesso abbiamo la partita di domenica e dobbiamo fare bene partita a partita. Dopo alla fine vedremo cosa succede. E io anzitutto anche devo ringraziare pure la società di Matera, al presidente Columella, al mister che sono stati a disposizione e mi hanno lasciato venire qua, no? Abbiamo trovato un accordo, io sono venuto qua, e perché è anche importante uno individualmente come si sente. Quindi alla fine io sono arrivato qua, mi sento bene, mi sento a posto, contento con il posto, con la gente, con il gruppo, con tutti. E dopo devo fare il mio dentro il campo, no? Sappiamo tutti che il risultato è quello che manda. Bene, grazie. No, grazie a voi.